Eccoci qua, benvenuti a tutti quanti, grazie di averci raggiunto in questa rassegna di conferenze online che gode dell'opportunità di avere esperti italiani che si occupano di medicina integrata da diverso tempo. Oggi iniziamo, abbiamo un'iniziatrice di Danzare con la Tempesta che è Rossana Beccarelli. Medico, antropologa ed ex direttrice sanitaria dell'ospedale San Giovanni Vecchio di Torino, che è uno dei più antichi, il più antico ospedale di Torino, e è presidentessa di AMMED, cioè la rete la rete euromediterranea per l'umanizzazione della medicina. È uno scioglilingua. Ed è anche uno dei massimi esperti in Italia. Sul campo dell'arte usata come forma empatica per trattare pazienti e anche come strumento di accompagnamento dei curanti. Ok? Quindi Rossana oggi terrà una conferenza dedicata al fermarsi per accogliere il cambiamento. Siamo in un momento di quarantena tutti quanti, ci siamo fermati per un motivo, per diversi motivi. E Rossana ci offrirà una sua prospettiva di come questo fermarsi può essere utile al nostro benessere psicofisico da più punti di vista. Rossana, a te la parola, spengo il mio video così. Buongiorno, intanto ringrazio Alberto Fragasso di questa idea, secondo me, mirabile, perché in questo momento in cui la tempesta sta scoppiando dentro di noi, era particolarmente necessario e utile anche trovare una direzione, un senso, un perché a ciò che ci sta succedendo. La prima cosa che vorrei dirvi oggi, intanto grazie di essere con noi, è al primo segno, alla prima parola, alla prima immagine che io dirò, che non trova un eco in voi, ma anzi, che vi dà una sensazione di irritazione, di provocazione, di malessere, vi prego di andare. Io penso che questo momento sia proprio un momento importantissimo per riconoscerci, per riconoscere le nostre emozioni più intime e quindi non è il momento di esagerare con il calore delle nostre emozioni. Ho già visto tanta paura, tanto panico, tanta aggressività, rabbia, reazione contro le regole che sono state imposte. Non è il caso di fare di quest'ora insieme un'altra occasione di aumentare il nostro malessere. Quindi senza nessun tipo di remora. Quando sentirete che ciò che dico non corrisponde per niente a ciò che avete nel cuore e neanche vi dà luce, vi dà aiuto, vi dà calore, lasciate. Mi sembra che sia la cosa più utile, la cosa più saggia da fare in questo momento. Intanto vorrei dirvi che è la prima volta che mi capita di parlare a tante persone come siete. Da casa mia, di parlare da una stanza che amo molto. In questa stanza ci sono circa 3.000 libri che ho raccolto in tanti anni, sono una parte dei libri che ho nel resto della casa, ma qui in questa stanza in particolare ci sono dei libri ai quali sono molto legata e che mi ispirano molto. Io non danzo tanto col corpo, anzi forse sono un po' negata a danzare col corpo, ma so che la mia vocazione è danzare con le parole, danzare con la parola scritta e quindi qui ci sono proprio le cose più preziose per me perché mi nutrono. Davanti a me non lo vedete, ci sono alcuni libri che in questo momento mi stanno accompagnando. Sono libri che io leggo da tantissimo tempo e per combinazione proprio la mia mano si è poggiata oggi su uno di questi, ha aperto una pagina e stranamente, o forse non stranamente, ci sono delle cose che magari poi leggeremo insieme perché è opportuno e utile in questo momento anche aiutarci con chi ha vissuto esperienze come questa, peggiori di questa. Molto drammatiche, anche soltanto come non soltanto come persecuzione diretta, ma anche come esperienza nella vita.
Noi ci occupiamo come rete euromediterranea per l'umanizzazione della medicina da tantissimi anni di pensare alla malattia come una grande occasione evolutiva, non come una disgrazia, non come una sciagura, ma come un momento che viene a dirci qualcosa di importante per noi. Ecco, sono convinta che questa crisi collettiva che coinvolge il mondo intero, almeno il mondo occidentale finora, ha molto da dirci. È venuta per darci un messaggio importante, potente, forte, e sarebbe da parte nostra sciocco e futile non cogliere questo messaggio e non approfittare di questo straordinario momento, come abbiamo scritto, fuori dell'ordinario, per farne il miglior uso possibile per il nostro presente e per il nostro futuro, che poi è molto di più del nostro futuro. È il futuro che coinvolge le altre generazioni, quelle che verranno dopo di noi, che coinvolge il destino della Terra, che coinvolge sostanzialmente il pianeta. La prima cosa è che ringrazio Alberto che ha avuto questa idea di questa serie di incontri, di conversazioni, e anche di questa denominazione, danzare con la tempesta, perché la tempesta è quello che probabilmente sentiamo in questo momento più presente, e l'idea della danza, che tra l'altro è un'idea che la filosofia ha molto coltivato, soprattutto la filosofia tedesca con Hegel e con Nietzsche, ha vissuto la danza come un momento di grande capacità di integrazione e anche di elaborazione di sentiti. La mia amica Joyce Dijkstra, che fa della danza uno dei grandi momenti di trasformazione del dolore, della sofferenza e anche dell'evoluzione, in questo momento sta per pubblicare un libro sul danzare i fiori di Bach, un libro che sto leggendo perché farò la prefazione, ed è piena di suggerimenti per come molti dolori, dolori anche di collettivi, persecuzioni di popolazioni, segregazioni, esili, sono stati accompagnati in maniera molto fruttuosa dalla danza. Allora, in questo momento noi abbiamo, direi, nello scenario italiano, due situazioni numericamente molto diverse e anche molto diversamente impegnate. Abbiamo da un lato una frenesia di attività che si svolge nei nostri ospedali, che si svolge con il contributo e l'abnegazione, la dedizione dei medici, degli infermieri, di tutti gli operatori sanitari che stanno dando veramente una quantità di energia, di tempo e di entusiasmo e anche di vita, per questa affezione che ha colpito una parte importante anche in parte numerica del nostro paese. L'altra parte del mondo, quella più numerosa di noi, è costretta in casa. Io non starò qui a discutere né della bontà di questa decisione né della fondatezza di queste regole, dico semplicemente che siamo in casa, chiusi nelle nostre case, molto rispettosi per lo più di queste regole, e possiamo cogliere questo momento in modo che sia un frutto prezioso per noi. La tempesta dunque è tutta interiore, è tutta dentro di noi, mentre gli altri stanno lavorando molto verso l'esterno, verso gli altri, dando veramente molto di sé. Noi abbiamo un sé che sta manifestando sentimenti quanto mai contraddittori, quanto mai coinvolgenti, spesso anche incontenibili. È per questo che vi dico, non esageriamo. Se sentirete dire da me delle cose che non vi piacciono o che contraddicono il vostro sentire, vi prego davvero, senza nessun tipo di provocazione da parte mia, lasciate questo momento, poi semmai lo risentirete, lo rivedrete in registrazione differita, ma non esageriamo con le emozioni, perché abbiamo una tempesta interiore, dobbiamo imparare a danzare con la tempesta, però non possiamo neanche esagerare. La tempesta è uno dei più grandi momenti che abbiamo nella nostra esperienza di vita, in cui gli elementi entrano in gioco in maniera molto forte,
Quindi abbiamo lo scatenamento del tuono, il lampo, c'è una grande carica energetica nella tempesta. La tempesta è un momento molto produttivo per quanto riguarda la creatività, la possibilità di esplorare le nostre emozioni e di portare le nostre emozioni in qualche direzione. Allora, certamente il desiderio di chi parteciperà con me a queste conversazioni è di rendere questa tempesta un momento creativo, un momento creatore e un momento energeticamente favorevole al nostro benessere, non il contrario. Quindi partiamo da noi, partiamo da questo spazio. Io personalmente ho vissuto due episodi della mia vita di lunga segregazione. Quando facevo il quarto anno di medicina, dunque dal 76 fino al 78 per 2 anni, ho vissuto completamente reclusa in casa perché dovevo terminare medicina, avevo scoperto un po' tardivamente che non avevo scelto la strada giusta, però sono una persona molto determinata, molto risoluta, quindi non avrei mai abbandonato, quindi volevo laurearmi a tutti i costi, ma ero rimasta indietrissima con gli esami. Avevo fatto molto altro, avevo viaggiato, avevo fatto militanza politica, insomma, ero indietrissima e dovevo fare 20 esami in 2 anni. Quindi io andavo a dormire la mattina alle 7, mi svegliavo a mezzogiorno e studiavo da mezzogiorno fino alle 7 del mattino successivo senza mai interrompere. E così ho fatto 20 esami in 2 anni e mi sono laureata in 6 anni precisi. Ed è stato il primo periodo della mia reclusione. Era una reclusione dovuta a questa necessità, ma che io ho vissuto con grande pienezza, non soltanto perché studiando certamente imparavo delle cose, facevo delle esplorazioni interiori, però soprattutto perché questa regola, questa disciplina, la sentivo molto rafforzante. Poi la mia vita è cambiata, sono andata in giro per il mondo, ho fatto tante cose. A un certo punto mi sono ritrovata a Parigi, dopo 5 anni in cui studiavo filosofia a Parigi, in cui dovevo scrivere la mia tesi di dottorato. E anche lì, l'ultimo anno dei miei 5 anni, l'ho vissuta reclusa in una casa, peraltro in un posto bellissimo di Parigi, davanti al Louvre, ma sono rimasta chiusa in quella casa per 1 anno per scrivere la mia tesi di dottorato e nessuno sapeva che io ero ancora a Parigi, non ho più sentito nessuno al telefono, non ho più parlato con nessuno, all'epoca non c'erano tutti questi mezzi, internet, eccetera, quindi io soltanto studiavo, mettevo a punto la mia tesi che avevo a lungo elaborato in un lungo periodo di stazionamento in biblioteche e in luoghi vari, e quindi sono stata praticamente per 3 anni della mia vita chiusa in una casa, in una stanza più o meno come questa, anche se non era esattamente questa, soltanto in compagnia di me stessa e in compagnia dei libri, in compagnia delle cose che amavo, delle musiche che amavo. La musica mi ha molto accompagnato in quel periodo. Ho poi scoperto molti anni dopo che in realtà si impara meglio se si ascolta della musica. La musica aiuta a fissare delle cose dentro di noi. Però vi devo dire questo. Da quel momento in avanti, cioè dal 85 in avanti, io ho fatto molti diversi lavori nella vita, ho viaggiato moltissimo, ho vissuto in paesi molto diversi e sono sempre stata a contatto di tanta gente. E ho fatto una vita molto frenetica, molto, molto piena di contatti sociali, molto occupata a gestire strutture. Ho sempre avuto un grande rimpianto per quegli anni della mia segregazione. L'ho avuto con nostalgia, con desiderio di tornarci, per cui personalmente a me questo stato mi ricompone delle parti di me che erano andate un po' disgregate, perché il contatto con gli altri è stimolante, è avvincente, è gratificante, tante cose, è nutriente. Però è anche una forma di distrazione dalle cose che poi veramente contano. Niente di quello che conta è fuori di noi, è dentro di noi. Dentro di noi c'è un nucleo preziosissimo, che è il nucleo che è, diciamo così, il punto di contatto che ci lega a tutto nell'universo. Il punto di contatto, come dire, la verità ultima, la goccia di significato estrema. Il punto di coagulo in cui tutti i valori vengono a decantarsi, perché poi nella nostra vita noi
manifestiamo, esprimiamo un principio generatore universale. Noi siamo parte di questo universo, siamo espressioni di questo universo, manifestazioni singole di questo universo, ma siamo come una goccia nel mare. Insieme siamo goccia e siamo mare. Ecco, per ritrovare questo nostro essere goccia all'interno del mare, non è andando fuori di noi, ma è di volta in volta tornando dentro di noi. Ora devo dire che questa società non facilita affatto questo stato, non lo incoraggia, non lo ispira, anzi direi proprio che quasi lo contraddice e lo contesta. Non so, noi chiamiamo con tanti nomi sgradevoli questo stato dell'essere un po' chiusi dentro di noi. Lo chiamiamo a volte psicosi, nevrosi, autismo. C'è anche una sindrome giapponese dove i ragazzi ormai stanno chiusi nella casa e stanno soltanto davanti al computer. Certo, immagino che fatto in modo troppo continuativo ci toglie, ci stacca dal resto della comunità, e probabilmente se hai vissuto con sofferenza non è un'esperienza positiva a lungo. Però diciamo che ogni tanto in questo equilibrio fra le forze della tempesta che si agitano, io penso che riuscire a trovare la necessità di stare fermi sia un'occasione straordinaria di contattare noi stessi. Uno dei sentimenti che ho sentito di più della paura, che non è stata molto manifestata e rappresentata nelle persone che io conosco, è stata invece una reazione di rabbia, una reazione anche trasgressiva, come se questa imposizione dall'esterno fosse stato un vincolo che era ingiusto tollerare, a cui era opportuno disobbedire. Io sono stata negli anni della mia adolescenza una grande estimatrice di Don Lorenzo Milani, il fondatore della scuola di Barbiana, l'autore della lettera a una professoressa che ha marcato una generazione, forse più di una, di studenti, di militanti del 68. Don Lorenzo Milani scrisse una famosa lettera, L'obbedienza non è più una virtù, ai cappellani militari, proprio per invitare al disarmo e alla pace universale. Quindi sento molto anche il problema della trasgressione, della disobbedienza a leggi ingiuste. Lo sento molto, lo trovo un sentimento che condivido, l'ho anche probabilmente praticato in molta parte della mia vita. Perché in questo momento lo apprezzo? Per due ragioni fondamentali. La prima è che ho capito che se non c'era un vincolo dall'esterno, non c'erano più le condizioni predisponenti a fermarsi. Perché la nostra accelerazione, l'impulso all'ipercinesi, al manifestarci nell'accumulo delle azioni, non nella qualità delle azioni, nella riflessività, nell'inazione, è molto valorizzato in questo tempo. Il primo sentimento che io ho provato nel momento in cui sono stata costretta a fermarmi, e in quel momento penso alcune persone oggi ascoltano questo mio discorso ed erano di quelle che avevano organizzato qualcosa, qualche intervento mio da qualche parte, abbiamo dovuto all'improvviso fermare tutto. E nel fermare tutto c'è stata delusione, frustrazione, tanto lavoro di organizzazione fatto, tante aspettative, anche per me devo dire, perché avevo piacere magari di incontrare gli organizzatori, di conoscere alcuni relatori, eccetera. Mi sono mancate queste cose. Però mi sono anche confrontata con un sentimento profondo, che io non ero capace più di dire dei no. Prima di tutto perché sembrava una scortesia, poi perché ero vittima di questa accelerazione frenetica, per cui il mio senso di esistere, la mia presenza al mondo, il mio valore non derivava più da me, da ciò che io sono, da come agisco, da come mi manifesto, ma dal numero di azioni che riuscivo a collezionare in un brevissimo tempo, magari spostandomi freneticamente da un luogo all'altro, cercando di incastrare la mattina, la sera, di qua, di là, treni, aerei, eccetera. Ho capito benissimo che dentro di me agiva, a mia insaputa, una competizione con un modello ideale che purtroppo, devo dire, nulla di buono aveva,
Perché non è che moltiplicando le azioni noi miglioriamo il nostro stare al mondo e neanche la qualità delle cose che nel mio caso specifico posso dire, voglio comunicare e condividere. Quindi la prima, la caduta delle vele mia barca, della mia barchetta che doveva rientrare rapidamente in porto, quindi quando il vento è caduto e la barca si è fermata, è stata proprio di misurare che dentro di me agiva una voce, uno stimolo che non era il mio, ma che era proprio quello sociale, delle convenzioni attuali, dei valori che noi mettiamo in una gerarchia, che quindi era una sorta di competizione quasi con me stessa, con qualcun altro che magari faceva più di me, si muoveva più di me, si agitava più di me. E questa cosa mi ha messo di fronte allo specchio, perché noi non siamo mai chiari con noi stessi, mai completamente chiari con noi stessi. Noi siamo come veramente delle foglie trascinate da un vento. La nostra vita precedente ce ne dà una esatta rappresentazione. Siamo state delle foglie trascinate in un vento, quello sì tempestoso, che purtroppo però portava con sé molte cose non buone, non belle. Insieme a tutto questo movimento viene anche il consumo di suolo, la necessità di usare mezzi che vanno troppo veloci, inutilmente veloci, che però nello stesso momento consumano energie, fanno inquinamento, aumentano la CO2. E quindi io ero assolutamente convinta e assolutamente d'accordo con Giuliana Conforto che la Terra volesse imporsi a noi con un arresto, con una sospensione globale, perché quel movimento stava distruggendo la Terra, soprattutto l'ecosistema al quale l'uomo si è adattato. La Terra sopravviverà a noi nei milioni di anni a venire, ma la specie umana è in profondo pericolo. È in profondo pericolo la sua sopravvivenza, la sopravvivenza delle nostre generazioni future, e non è una responsabilità di tutto il pianeta, è una responsabilità di noi occidentali. Dobbiamo ascrivercela questa responsabilità. Noi siamo stati una civiltà capace di cose straordinarie, grande cultura, grande arte, poesia, tutte queste cose, ma negli ultimi 50 anni abbiamo fatto veramente un uso scriteriato di tutte queste cose meravigliose. Abbiamo compromesso la vita nostra, la vita del pianeta, la vita degli altri, abbiamo massacrato popolazioni, abbiamo usato malamente i nostri fratelli, li abbiamo usati per fare cose inutili che servivano a noi e alla fine abbiamo pensato che i nostri privilegi fossero diritti, che la nostra libertà fosse lo scempio di questa terra. E adesso molti di noi manifestano quegli stati tipici dell'astinenza da tossicodipendenza. Questo stato di inaccettabilità della segregazione e dello stop sono proprio tipici delle persone che hanno una dipendenza da droga, nella quale quindi quando si deve interrompere lo stato di dipendenza si passa un periodo, ahimè, purtroppo faticoso e doloroso, in cui la disassuefazione ci mette di fronte a tutti questi stati tempestosi. Questo non è una cosa banale o metaforica, questo ha a che vedere molto con il nostro sistema neurofisiologico, che insieme attiva due cose molto interessanti in questo periodo. Sia la paura e il panico, che certamente attanaglia gran parte della popolazione, mi contagerò, potrei ammalarmi e morire, eccetera, ma ha le stesse caratteristiche e le stesse vie fisiologiche dell'iperaccelerazione. Quindi nello stesso momento in cui noi sosteniamo molto tutto il sistema adrenergico, il sistema simpatico, cioè ci teniamo sempre molto attivi, molto eccitati, molto gagliardi, e contemporaneamente noi attiviamo molto lo stesso sistema che attiva anche il sistema della paura. Quindi non siamo in grado, per esempio, di accettare una fermata come questa con la quiete che ci potrebbe fare molto bene.
Certo, una parte di noi in questi anni ha guardato all'Oriente, dove sicuramente si sono conservate delle antiche tradizioni, in parte, anche in parte no, perché poi la Cina ha dato esempi più precoci di noi, che anche lì c'è un mondo che si muove esattamente con i ritmi occidentali, devasta la terra come l'Occidente, inquina quanto e più dell'Occidente. Però diciamo che la loro tradizione filosofica, le loro pratiche, hanno radici più salde nell'accettare con più fatalismo, diciamo, l'ordine naturale, quindi con più resilienza, e sono anche stati capaci nel tempo di mettere a disposizione di tutti delle pratiche di contemplazione, di rilassamento, di respiro, che oggi alcuni di noi sono in grado di praticare molto utilmente anche per far fronte alle reazioni più acute del nostro sistema adrenergico. Quello che va in crisi proprio in questi momenti, cioè quando la fermata mette in evidenza il livello di cortisolo, di adrenalina che noi continuamente abbiamo nel nostro corpo e che è letteralmente una droga. Per cui noi abbiamo una amigdala molto sviluppata, qui tra i miei libri c'è anche il libro fantastico di Joseph Ledoux, un neurofisiologo americano che ha scritto Il cervello emotivo molti anni fa e che per primo aveva identificato questo ipersviluppo dell'amigdala, che è un piccolissimo organo all'interno del nostro cervello, che aumenta perché noi teniamo continuamente attivato il sistema adrenergico, quindi dalle sue reni partono degli ormoni che conosciamo molto bene, il cortisolo, l'adrenalina, che vanno a dare a questa piccolissima struttura cerebrale una dimensione decisamente superiore a quella, per esempio, degli orientali. I meditanti orientali, che hanno una pratica meditativa di moltissime ore, hanno un'amigdala molto più piccola della nostra e quindi sono in grado, per esempio, di tollerare questo stato di mobilità come un elemento prezioso. Noi invece, come occidentali, abbiamo strutturato come valore che l'inattività non è buona, non è una cosa buona. Abbiamo come temi pigrizia, fannullonaggine, scansafatiche, lo svegliarsi tardi, fare la siesta a mezzogiorno, cioè tutte cose che hanno a che vedere con uno stile di vita in cui l'iperattivismo è molto valorizzato, è molto premiato. Questo ha una diretta modalità di trasformare il nostro corpo. Per cui poi si crea un circolo vizioso. Noi siamo così iperattivi perché non possiamo frenarci, perché l'iperattività accende in noi questo sistema, diciamo, di tipo drogastico, per cui ne traiamo effettivamente un grande stimolo. Questo però non è bello, non è buono, non è sano, non è saggio. Alberto ha scelto una frase del Mahatma Gandhi, che magari poi rileggeremo insieme, in cui noi capiamo come in realtà il sistema dei nostri valori non è un sistema né oggettivo né buono, è un derivato, diciamo, finale di una serie di abitudini mentali che sono stati stimolati in primis dalle nostre emozioni, dai nostri bisogni, intrattenuti a livello sociale, divenuti delle convenzioni, delle abitudini e poi trasformati in valori. Per farci dunque sentire come l'Occidente si è sentito all'inizio di questa epidemia, per esempio, meglio degli altri. Più intelligenti, più capaci, più potenti, più onniscienti, eccetera, eccetera. Per cui, per esempio, io penso che anche il ritardo con cui abbiamo messo in azione tutte le necessarie opere contenitive di questo contagio è derivato da questo spirito che l'Occidente coltiva di essere più furbi degli altri. E nell'essere più furbi ci stanno anche molte cose, anche più sani, anche più ricchi, anche più capaci di reagire alle malattie. Ora è bastato un piccolissimo virus per mettere in crisi tutto questo. Questo piccolissimo virus, che esista, che non esista, che è falso, che è un'invenzione, non importa, ma ha avuto un effetto spettacolare.
ha messo letteralmente in ginocchio l'Occidente. L'ha messo di fronte alle sue necessità profonde. Io penso che le stesse cose che provo io, ciascuno di noi potrà provarle poco alla volta, quando la tempesta delle nostre emozioni si sarà un po' assopita, quando avremo guardato in faccia i sentimenti che ci animano, per scoprire che i sentimenti che ci animano non sono totalmente nostri e soprattutto non sono tutti benefici, ma sono sentimenti indotti dalle abitudini nelle quali noi siamo immersi. E ci siamo così tanto immersi, così tanto convinti della loro oggettività, che riteniamo che siano parte di noi, della nostra identità, della nostra qualità di vita, eccetera. Allora, diciamo subito che il nostro comfort occidentale, a partire dagli Stati Uniti per passare attraverso l'Europa, consuma da solo il 70% delle risorse del mondo. Il che significa che noi stiamo spendendo non soltanto i nostri denari, ma anche quelli degli altri. E la metafora del denaro non è casuale, perché io voglio arrivare a dire che anche tutte queste pressioni che riceviamo adesso sul crollo dell'economia, no, non è vero che crollerà l'economia. Distinguiamo le cose. In questo momento ciò che potrebbe crollare, apro una parentesi, e a me farebbe molto piacere che crollasse, chiudo la parentesi, quello che potrebbe crollare è un'economia malata, non è un'economia sana. L'economia nella quale vivevamo, sperperando le risorse del pianeta, inquinando il pianeta, riducendo la portata idrica che ci servirà per sopravvivere, rendendo l'aria irrespirabile, coprendo la terra con l'asfalto, impedendo dunque alla terra di respirare, avendo deforestato al punto che da 6 miliardi di piante siamo oggi arrivati a 3 miliardi di piante, e le piante sono il nostro polmone che ci permette di respirare a tutta l'umanità. Noi non ci eravamo messi per la strada giusta, noi stavamo per una strada sbagliata. Io sento dire oggi che la nostra salute viene dopo l'economia, che se non ci ammaleremo per il Covid, moriremo dell'economia. L'abbiamo detto anche per l'Ilva di Taranto, la stessa cosa uguale. Lì si muore per il lavoro, ci vuole circa dai 10 ai 20 anni, oppure se no si muore subito di fame, perché se non si lavora non si ha qualcosa da mettere sotto i denti. Ora io mi chiedo, ma davvero noi pensiamo che il mondo sia andato avanti per millenni e millenni senza che ci fosse la borsa, senza che ci fossero i titoli quotati, senza che ci fosse la finanza, senza che ci fossero i fondi avvoltoio, eppure l'umanità se l'era cavata alla grande? Era andata avanti benissimo. Ci sono popolazioni indigene, pochissime rimaste in verità, che praticano una loro vita molto piccola all'interno dei loro villaggi, ma nascono, vivono, muoiono e non si preoccupano se hanno il conto in banca, il bancomat, se vanno a lavorare, se avranno o no la pensione alla fine della vita. Evidentemente si può fare. Gli animali, tutti gli animali del mondo, non hanno il conto in banca, però vivono alla grande. Persino Cristo lo dice, lo dice ai suoi apostoli. Guardate i gigli nel campo, non tessono e non filano, il Padre provvede a loro. Allora io mi chiedo, ci sono ragioni culturali, razionali, simboliche, spirituali, per ritenere che il nostro sistema di valori, quello nel quale eravamo immersi e in parte al quale molti di noi credevano, alcuni di noi non credevano più tanto e alcuni proprio non ci credevano affatto, che mettono in discussione che la nostra vita debba essere cambiata dal 1990 all'incirca, quando le grandi trasformazioni, per esempio nel nostro paese, ci hanno portati tutti quanti a credere che bisognava privatizzare tutto, che lo Stato non si poteva più permettere le cose, eccetera. L'economia, la parola economia, l'ha inventata Aristotele, o per meglio dire, l'ha sintetizzata Aristotele, e voleva dire l'economia domestica, quella delle case. Ecco, io penso per esempio al fatto
che nelle case, dove adesso noi siamo relegati, chiusi dentro, agli arresti domiciliari, nelle nostre case si svolge la maggior parte dello sviluppo dell'economia sana della terra. Perché dentro le case vengono vissute la vita della famiglia, procreati dei figli, educati dei figli, spesso adesso anche assistiti degli anziani. Cioè praticamente all'interno della famiglia, così come pensava Aristotele, si svolge l'economia naturale. La comunità è poi una sommatoria di queste cose, ma oggettivamente parlando, noi non avevamo affatto bisogno di comprarci magliette a un euro, di trovare a dicembre le fragole, di mangiare degli avocadi che vengono dall'altra parte del mondo, di deforestare per fare queste cose enormi parti della grande foresta, della grande riserva, diciamo, del respiro mondiale che stava in Amazzonia, che stava in Africa, eccetera. Non ne avevamo bisogno per niente. Campavamo benissimo anche prima. Eravamo assolutamente nelle condizioni di poter essere felici. Cioè, non ecco la felicità solo oggi, perché abbiamo un cellulare in mano, possiamo guardarci attraverso internet. Però io penso che Gandhi, tanto per parlare di una persona appunto di cui ricorre spesso il nome, ha fatto una grande rivoluzione contro l'impero britannico che stava lì in India da 300 anni e che non scherzava affatto e che aveva impregnato dei suoi valori la società indiana, bisogna anche considerare questo. Tuttavia Gandhi da solo, senza i telefonini, senza il telefono, senza internet, è riuscito addirittura a sgominare l'impero britannico. Allora io penso che se noi ritorniamo alle cose che contano, facciamo un piccolo effetto di pulizia, forse noi potremmo anche immaginare che nella storia altrui, nella storia dei nostri popoli, nella nostra personale storia, ci sono stati momenti nei quali contavano delle cose. Facendo per molto tempo riflessioni sulla malattia oncologica, sulla malattia che prima del Covid era ancora, diciamo così, l'incubo delle nostre vite, il cancro. E arrivando dunque col cancro a sintetizzare che la malattia era un avvertimento profondo per incitare una persona a un cambiamento reale, e quanto questo sia vero l'abbiamo visto anche in alcune occasioni straordinarie in cui abbiamo sentito dei guariti parlare della loro esperienza, di come sono passati attraverso la tempesta della malattia, che poi era sempre una tempesta interiore anche in quel caso, e hanno potuto elaborare i quesiti che all'origine avevano determinato quella malattia e che mantenendosi in quella condizione li avrebbe portati alla morte del corpo, sia pure del corpo, ma intanto non avrebbe permesso loro magari di agire altre determinanti. Ebbene, lavorando con il cancro, mi sono balzate agli occhi che ci sono due momenti della vita nei quali si torna ai valori essenziali. Questi due momenti della vita sono quando nasciamo. Per tutta l'epoca della nostra infanzia, un bambino non ha bisogno di niente se non dell'affetto di sua madre. Studi straordinari, vedrete lì dietro ci sono tre piccoli libri blu, questi. Bowlby all'inizio degli anni 60, in questa sua ricerca straordinaria che ha un po' marcato la storia dello sviluppo della vita infantile, abbandono e perdita, parla di questo, degli esperimenti condotti sui primati, in cui strappando un babuino alla madre ed esposto questo babuino a due possibili alternative, una struttura di acciaio con un biberon tiepido che poteva essere preso dal babuino per nutrirsi, o invece una specie di peluche nel quale andare a rannicchiarsi per godere di quel contatto, il babuino preferiva il peluche al latte tiepido. Quindi è molto interessante perché nella nostra mente funzionalista, che è il portato della cultura occidentale dall'Ottocento in poi, dove ci siamo convinti che la funzione è più importante di altri valori, noi avremmo immaginato, e per questo lo esperimento venne creato così,
che naturalmente il babuino avrebbe prescelto il latte tiepido perché gli garantiva la sopravvivenza, perché noi riteniamo che la cosa più importante sia sopravvivere nel corpo. Il babuino, nella sua innocenza, preferiva l'abbraccio del peluche, a rischio della sua stessa sopravvivenza. Quindi noi abbiamo cominciato a comprendere da lì che il bambino ha bisogno del contatto della madre, ha bisogno di questa specie di relazione fisica, affettiva, nella quale si sviluppa che cosa? Due cose fondamentali. La fiducia e l'amore. Alla fine della vita, persone con enormi ricchezze, enorme potere, ne abbiamo visti tanti, colpiti dal cancro, alla fine della vita queste persone sono tornate al tempo della loro infanzia. Alla fine della vita, quando stiamo per trapassare la soglia, ritorniamo ai valori essenziali. I valori essenziali non sono accumulare ricchezze, avere grande potere, avere grandi onori. Alla fine della vita, fosse anche per 10 giorni, per pochi minuti, però ciascuno di noi riscopre ciò che veramente è essenziale, perché in quel momento lì, chiudendo il cerchio, come fa il bardo Todol, per cui si entra nella vita attraverso un canale, si riuscirà dalla vita attraverso un canale, forse per trovarne una migliore, ma questo ovviamente è un'altra cosa, in quel momento si torna esattamente nella condizione naturale in cui tutte queste sovrastrutture, tutte queste cose futili, le case bellissime, le barche, gli aerei, il potere, i titoli, spariscono. In quel momento, per varcare la soglia, c'è bisogno, come all'inizio della vita, di qualcuno che ti tenga saldamente dentro un abbraccio. Un abbraccio che ti dia fiducia e amore. Certo, sono due momenti delicati, come questo di adesso, però questo momento delicato di adesso è come una malattia, solo che è una malattia collettiva, una malattia di tutto in questo momento l'Occidente. È una malattia che ci chiama fortemente alle nostre responsabilità per riscoprire i nostri valori più interiori, quelli più profondi, quelli che contano. Ho sentito dire molte cose sulla malattia che produce il Covid. Siccome ciascuna di queste ipotesi è variopinta, è fondata, infondata, non importa, è un'opinione, vi darò la mia. Questo momento, questo messaggio della Terra, che ci sta dicendo una cosa precisa: avete rovinato l'ecosistema, avete abbattuto tante piante, riducendole alla metà di quello che prima era il minimo necessario, non respirerete più. E dunque, dove siamo stati colpiti? Nel polmone. Questo Covid da una polmonite bilaterale. Io prenderei nota di questo messaggio. Questo messaggio ci dice in maniera proprio esplicita: state attenti, l'umanità è in pericolo. Se non respiriamo più, è peggio che non mangiare. Si può sopportare un lunghissimo digiuno, potrebbe anche farci bene, ma se non si respira, in pochi minuti siamo morti. Dunque, teniamo conto dei messaggi che ci arrivano. Non è mai niente per caso. Allora, la mia personale opinione, anche questa è un'opinione, visto che anche questo virus sarà nato in un laboratorio, no, è un virus naturale, viene dai pipistrelli, no, viene dal serpente, l'hanno creato i russi, no, l'hanno creato i cinesi, no, l'hanno creato gli americani, ci hanno fatto per sterminare, no, ci hanno fatto per vendere un vaccino, per questo e per quello. Io vi dico questo. La moltitudine inarrestabile, che Paul Hawken aveva identificato anni fa, per dire che c'era un mondo in marcia consapevole, risoluto, responsabile, che stava cominciando a prendere le distanze dal modello, dai valori dell'Occidente. Dovete avere il libro qua dietro, potrei farvelo vedere, comunque poco importa, semmai lo prenderemo dopo. Bene, qual è questa moltitudine inarrestabile? Cosa ha fatto? Ha
proiettato il suo pensiero, tutti insieme, per ottenere questa cosa meravigliosa, aver fermato questa accelerazione che non aveva nessun senso, se non quello di sterminare foreste, massacrare popolazioni, distruggere la terra, l'ecosistema. Soltanto questo pensiero ha creato il Covid. Noi siamo quella moltitudine, noi siamo quel pensiero, noi vogliamo cambiare. Noi vogliamo che la terra respiri di nuovo, perché se non respira la terra non respiriamo neanche noi, e quindi se non è oggi in una qualunque rianimazione saremo morti presto domani. Condanniamo i nostri figli, i nostri nipoti, i nostri pronipoti a una vita orribile. Questo è un meraviglioso messaggio, meraviglioso messaggio che ha obbligato i più grandi della terra, la Cina, gli Stati Uniti, l'Europa, a fermare. E mi hanno mandato un messaggio bellissimo, che gli osservatori dell'ESA, dell'Agenzia Spaziale Europea, sta guardando dall'alto la Terra e non l'ha mai vista così splendente. Sono bastate poche settimane di fermo e la Terra è meravigliosa. Ma noi siamo la Terra. Noi non siamo solo dei parassiti. Perché se dovessimo vederci solo come dei parassiti, o come mi diceva oggi un amico, dei vampiri di questa terra, noi non ci vorremmo riconoscere, vero, in parassiti o in vampiri. Noi siamo parte delle stelle, siamo parte del mondo, il virus è roba nostra. Ho sentito dire, ma i virus ci abitano, appunto, appunto, ci abitano. Tutto è dentro di noi, tutto nasce e tutto finisce qui, dentro di noi. Quindi siamo sereni, secondo me, siamo in pace, guardiamo la tempesta dentro di noi, guardiamola bene, affrontiamola la tempesta dentro di noi, perché è venuta a dirci qualcosa su di noi e sullo stato generale delle cose. Noi in questo momento non siamo nella solitudine di un malato di cancro, che purtroppo ha vissuto la sua malattia in totale e vero isolamento. Noi siamo una comunità. In questo momento, una comunità responsabile, attiva, che deve andare nella giusta direzione. E la giusta direzione è che noi dobbiamo volere il bene degli altri perché serve a noi, e il bene di noi perché serve agli altri. Io ho detto per tanti anni, quando ho cominciato a capire qualcosa di come funzionavano i sistemi di interrelazione, ma l'ho capito ad un livello molto profondo, dicevo ai miei operatori in ospedale: è necessario che voi stiate bene, perché se state bene voi, farete stare bene anche gli altri. E siccome voi vi occupate della salute degli altri, voi non avete un problema egoistico a stare bene. Voi sarete altruisti se state bene. Dunque, pensate adesso alla metafora, com'è semplice. Dobbiamo evitare il contagio per noi, per evitarlo agli altri. Tutte queste cose sono chiare davanti a noi. Sono metafore esplicite che ci dicono in che direzione dobbiamo andare. Cosa dobbiamo fare? Per farlo, la nostra volontà non era sufficiente. La moltitudine inarrestabile ha capito che non era sufficiente la sua volontà, ma ha creato l'agente potentissimo che si è inserito, l'ho sentito dire da alcuni colleghi, come un software nel sistema. Noi siamo parte del sistema. Il software lavora prima dentro di noi e poi lavora fuori di noi. Se qualcuno in questo momento sta meglio di altri, perché ha fatto una vita più sana, perché ha fatto quelle cose che rafforzavano il suo sistema immunitario, ha fatto del bene a tutti, a sé e agli altri. Ma dobbiamo saperlo. Ogni nostra azione ha un effetto sulla collettività, sulla comunità in cui viviamo. Noi non venivamo da un sistema sano. Noi venivamo da un sistema profondamente ammalato. Questa fermata per noi è provvidenziale. Non eravamo in grado di staccare la spina da soli,
a questo meccanismo infernale del movimento in continua accelerazione. Non eravamo in grado, perché il nostro sistema adrenergico funzionava in modo così automatico che fermarlo diventava impossibile. E quindi, come noi tossicodipendenti, dobbiamo imporre dall'esterno una fermata che possa permettergli di staccare dalla dipendenza della droga, così noi abbiamo avuto bisogno di un distacco dall'esterno per fermare il nostro sistema adrenergico e non riconoscerci più in quei valori, non essere più intimamente convinti che quelli siano valori. L'ipercinetica, il consumismo, la finanza, lo spreco, lo sperpero di suolo, la deforestazione, non sono segni di civiltà. Sono segni di un meccanismo automatico che si replicava ormai quasi da solo e che non saremmo stati in grado di fermare. Ma noi siamo stati potenti. Noi abbiamo creato questa immagine. Noi abbiamo creato questo virus. Io non so in quale parte meravigliosa. Noi, o della terra che ci dà la vita, della terra madre, si sia creato questo congegno così potente, così piccolo, questo piccolissimo Davide che ha fermato il mostruoso Golia. Ma d'ora in avanti però. Prendiamo ogni istruzione che viene da dentro di noi. Ascoltiamoci. Ascoltiamo che cosa dirà la nostra tempesta. Facciamo calare la bonaccia nella tempesta e prendiamo da dentro di noi tutte le istruzioni per costruire il mondo nuovo. Un mondo mirabile. Un mondo in cui si affermi la fratellanza fra gli esseri umani. Le cose che contano, i valori che servono, ciò che presiede alla nascita e alla morte. Noi siamo esseri senzienti, consapevoli. La nostra civiltà è la nostra espressione. Ora è giunto il tempo di dare prova che la nostra civiltà saprà fare questa transizione pacifica verso la trasformazione che serve. Io devo dire, non ho quasi altro da dire, se non volete poi farmi delle domande. Ho con me un libro che appunto ho aperto a caso oggi, un libro che amo moltissimo, che amo. Abbiamo proprio, ti mancano 5 minuti, se vuoi ti do un'altra ora, secondo me. No. Ti stiamo tutti volentieri ad ascoltare. Allora, il libro è Gesù Cristo e il Cristianesimo. Ci tengo moltissimo a far vedere questo libro. L'ha scritto Piero Martinetti. Piero Martinetti è stato un docente dell'Università di Torino all'inizio del Novecento, è stato uno di quelli che non ha giurato per il fascismo, quindi è stato espulso dall'Università di Torino nel 1931. La sua tesi di laurea, devo dire una cosa straordinaria, all'inizio del Novecento ha scritto una tesi di laurea sui Veda, credo che fosse veramente un antesignano. Quindi fa una lettura di Gesù Cristo e il Cristianesimo alla luce, diciamo, del pensiero orientale, quindi una sorta di lettura, un sincretismo, ma non vorrei usare un termine che può turbare alcune diciamo, sensibilità, e dice delle cose molto importanti sul fatto che la differenza fra le religioni che nega il principio unitario della natura e dell'universo e quindi di Dio sta proprio nel fatto che l'uomo psicologicamente si è dato dei valori per contrapporsi e mettersi in contrasto l'uno con l'altro. Ma tanto è inevitabile. Quando noi ci ricongiungeremo a quello che è il futuro dopo la porta, riscopriremo che c'è un fondamento unitario, che non c'è bisogno di preoccuparsi troppo. Io so benissimo che se anche oggi dovessi transitare con il Covid, senza il Covid dall'altra parte, mi aspetta qualcosa di luminoso e di meraviglioso. Ma perché non farlo anche qui? Perché non farlo tutti insieme, visto che possiamo? Visto che è nelle nostre possibilità? Visto che la nostra civiltà e l'Italia in particolare, come esempio
molto luminoso di tante cose. Vi lascio con questa parola. L'avrei detta ad un convegno a cui non sono potuta andare, quindi la dico adesso. Allora, come sapete, tutte le strade portano a Roma e, come sapete, insomma, forse non vi sfugge, i romani sono stati grandi creatori di diritto, della giustizia e grandi creatori di strade. Su quelle marciavano le loro legioni per andare a conquistare il mondo. La ragione per cui tutte le strade portano a Roma è che tutte le strade partivano da Roma, che erano le vie proconsolari. Ma Roma? Il suo significato esoterico è amore. Quindi non abbiamo dubbi che siamo nel posto giusto. Tutte le strade portano all'amore. Grazie Rossana, che conclusione splendida. Non ci sono gli applausi nella sala, ma li sento. Quindi direi che se qualcuno ha qualche, infatti grazie di cuore, dal cuore applausi, vedo che scrivono. Non credo che ci siano domande perché in realtà hai detto tantissimo, hai tenuto testa per un'ora senza mai fermarti. Niente, io ti ringrazio. Come prima iniziatrice di questo Danzare con la Tempesta, hai creato uno spazio, un campo veramente potente, e quindi ti sono estremamente grato. Grazie per le tue parole. E chiudo dicendo che il video è in registrazione, per cui sarà disponibile sui canali di Italia che Cambia e delle edizioni Amrita su YouTube e sulle pagine Facebook. Grazie a tutti per la vostra presenza e a domani, alla solita ora, alle 5 per l'ora del tè. Grazie a tutti voi. Senza tutti quanti non ce la faremo. A presto, grazie.